La televisione riesce a dare all'attore, cioè mi dà una grandissima, un grande senso dell'estemporaneità, cioè mi rende molto coraggioso, cioè dà al mio lavoro una nota di veloce immedesimazione in ciò che faccio. I tempi della televisione non permettono né tanta preparazione, per quello che mi riguarda, né tanto tempo per riuscire a raggiungere quel risultato che poi invece in qualche modo si raggiunge, parlo chiaramente dell'attore. Quindi mi insegna rispetto al teatro ad avere, ad essere molto reattivo rispetto a quelle che possono essere le esigenze di espressività o di lavoro. Poi, devo dire, insomma, non ci penso spesso, mi è capitato talmente tante volte di lavorare contemporaneamente o con una certa ciclicità tra televisione, teatro e cinema, che forse se ci penso vado in crisi. Cioè, nel senso che non riesco forse non so se l'attore che riesce velocemente ad agguantare un risultato sia un fatto positivo o negativo, perché non credo che poi sotto sotto sia così. Io credo che l'attore necessiti una preparazione nell'espressione, soprattutto per giustificare quanto costa oggi un biglietto a teatro, no? Quindi necessita un certo spessore. Vendere questo spessore con tempi più veloci, se ci riesci, forse è un bene. Credo che in questo la televisione sia abbastanza, in questo senso mi ha molto aiutato, ma non se ne può fare, insomma, un discorso generale, non saprei dire che cosa la televisione mi dà rispetto a quello che mi dà il cinema e il teatro, perché il mio lavoro è comunicare, quindi l'estemporaneità della comunicazione all'interno del contesto televisivo, essendo molto rapida, mi aiuta ad avere molta rapidità nel momento in cui si apre il sipario, come un cavallo, io scatto. Ma credo che succeda a tutti gli attori, solo che io ne ho una ragione spiegata.